venerdì prossimo possa cominciare a fare qualcosa con la squadra. Questo è il mio augurio, però insomma, poi i medici devono darmi qualche certezza in più da questo punto di vista. Io so solo che Mattia sta facendo tutto con grande voglia di rientrare. Dal punto di vista suo personale, cioè, sta facendo veramente di tutto, ma sta lavorando 10 ore al giorno. Purtroppo però ci sono delle cose che oltre le quali non puoi andare, quindi è fisiologico. Però io spero, mi auguro che da martedì prossimo già cominciamo a intravederlo insieme a noi, insomma, a Morris. Vuoi chiedere una cosa extra, cioè fuori dalla conferenza stampa, cioè, filmato, ma te non so cosa, non sono segreti. Tu c'hai chiesto un mese e mezzo fa, è stato con molta gentilezza, con i tuoi modi, di non rompere più di tanto, di andare a spiare la mente a porte chiuse. No, non era, per me potete farlo, Roberto, noi ci siamo tenuti anche perché ci mancherebbe, c'è un rapporto, anche, come giustamente dici tu, non è che bisogna impazzire a beccare per forza la formazione. Però voglio dire, almeno, visto che tu mi sembri uno che quando se tu ti presentassi qui 3 giorni fa ti avessimo chiesto come sta Castaldello, ci riceviamo un problema. Ormai l'ufficio stampa, non è un'accusa, è una scelta delle società, lo fanno così tutti, la situazione sanitaria è una specie di mistero del sacro graal, cioè nessuno sa, cioè non ti dicono nulla. No, può capitare questo. Se io ieri, in un momento, cioè noi facciamo i 3 giorni di blackout totale perché non vediamo gli allenamenti, non veniamo a spiare, non sappiamo come giusto che sia, perché tu fai il tuo lavoro e noi facciamo il nostro. Se io stamattina ammazzavo e facevo pezzo su Castaldello, facevo una figura, ne ho fatta a metà, perché ci sono due foto, una delle quali è Castaldello. Quindi, per dirti, magari anche benissimo, noi non rompiamo le scatole. No, ma sul discorso, ad esempio, di Castaldello, l'ho saputo mezz'ora fa. Vi faccio vedere, rompi il telefono, certo, no, vi faccio vedere, e ho detto, porca miseria, com'è che arrivo qua al mattino, prima una notizia buona, pum, Castaldello c'ha un problemino, sentivo un fastidio, fatta l'ecografia, proprio in quel punto lì c'è una piccola lesione, che però oltretutto verrà via con noi, perché anche il ragazzo può venire via con noi, perché c'è Mauro Cizia che fa subito un certo tipo di terapia e viene... o è giù con noi Mauro oppure rimane qui solo per lui, forse come serve anche per gli altri, però vieni con noi, stai con noi, lui è contento. No, il momento era che avendo noi la seconda parte settimana per scelte tu legittime, noi non entriamo, chiuso, no, ma senso poi qualsiasi delucidazione da questo punto di vista è chiaro che io non faccio conferenze tutti i giorni, però cercheremo di darvi una mano da questo punto di vista e io personalmente mi incarico anche di questo. Okay. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.